Buongiorno. Leggo su lettura l'inserto culturale del Corriere un interessante dibattito condotto da Baricco, e manco a dirsi il dibattito verte sul conseguente, sull'uso, sulla ricaduta sociale del digitale. La rete e tutti nessi e connessi. Ed è tutto sommato un dibattito abbastanza intelligente, che io in parte condivido. In parte, perché in parte? Quando voglio leggere alcuni brani che poi commenterò, ecco, una cosa giustissima che dice Baricco. Dice: prima di tutto dovremmo preoccuparci di trovare un nome a questa nuova civiltà. In questo concordo senza riserve. Io ho fatto lo stesso riferimento circoscritto all'arte, cioè l'arte così come oggi viene prodotta, eccetera, non corrisponde più al concetto classico dell'arte. Quindi bisognerebbe inventare un neologismo che meglio descriva quello che oggi ci ostiniamo a mettere sotto il sostantivo arte. Quindi su questo punto sono molto d'accordo. Poi dice Francesca, Francesca Cori, docente di sociologia all'università, ecco, tutte queste persone, Chiara Bertolozzi, eccetera, sono tutte persone che si occupano di tecnologia. È giusto, è inevitabile, è utile per certi versi, però ecco qui il punto: o noi consideriamo la cultura che introiettiamo, che studiamo, irrilevante alla formazione del nostro pensiero, o se invece lo consideriamo rilevante, come secondo me si dovrebbe, ecco che parlando con dei tecnici, ragionano da tecnici. E quindi automaticamente vedono le cose in un'ottica precisa, che esclude molti altri aspetti che sono fondamentali nell'insieme della società. Nell'insieme della società. Francesca, 12 testi, i saggi, ecco. Scusate che vado un po' a caso, perché il risultato è un'attenzione libertaria antisistema. Ora, di posizione libertaria antisistema, francamente, ormai ne abbiamo fin sopra i capelli, perché la questione libertaria antisistema non definisce nulla, non significa nulla, è una frase vuota di contenuto, di significato. Perché abbiamo, a partire dall'inizio del secolo scorso, sono susseguite posizioni libertarie antisistema e non hanno portato a nulla, anzi, oggi noi ci troviamo, e infatti il dibattito a cui accennavo chiarisce esattamente questo: la prevalenza, la dominanza del capitale. Quindi parlare soltanto di forze libertarie antisistema senza dare a queste forze un contenuto vero significa parlare del sesso degli angeli. Ecco, questo è il discorso. Ecco, alla fine del dibattito si parla di stipendi, di tasse, di problemi economici, e qui ricadiamo nel solito punto. C'è l'unico che giustamente in conclusione, Claudio Greco, che dice una cosa giusta, dice: secondo me bisogna partire dall'educazione, e io condivido questa opinione, perché è vero che il sistema, il capitale,
ce lo dice dai tempi di Marx e anche prima, risultate tutta una serie di rivoluzioni, tutta la storia è condizionata dall'economia. Su questo non credo che possano esistere dubbi. Ma qual è il problema? Il problema è che è condizionata dall'economia perché le persone sono orientate esclusivamente verso l'economia. Anche Marx, pur nella propria intelligenza e profondità e cultura, in realtà imposta il problema della soluzione dei problemi umani soltanto attraverso una distribuzione del reddito, soltanto attraverso una maggiore equità economica. Ecco, secondo me questo è sbagliato all'origine. Ed è la ragione per cui noi non arriviamo mai a trovare una soluzione. Si susseguono le rivoluzioni. Oggi stiamo parlando di cultura digitale, ma questa cultura digitale è semplicemente un modo di produrre degli strumenti con i quali è possibile comunicare. Il contenuto della comunicazione che noi attuiamo attraverso gli strumenti, questa è la parte fondamentale. Ora, a prescindere dal capitale, la tecnologia, lo stipendio, eccetera, eccetera, quando noi ci colleghiamo a internet e vediamo una serie di esibizioni erotiche e pornografiche, ecco, io sarò anche ripetitivo, però è lì la radice del problema. Ecco, io mi chiedo come mai c'è questo bisogno di questo comportamento. Cioè sono i comportamenti umani che determinano anche il successo del capitale. Perché quando, per esempio, ci sono un gruppo di persone che formano un movimento, un partito, come è successo in Italia, quando poi vanno al potere non è detto che si comportino adottando gli stessi criteri, principi e orientamenti che avevano quando erano all'opposizione. Ecco perché? Perché è la cultura di base che determina i comportamenti, non è semplicemente una scelta politica. Cioè il capitale funziona, è come la droga. Cioè perché la droga è diffusa? Perché la consumano. Quindi noi ci scagliamo contro i trafficanti di droga e non diciamo nulla, tolleriamo chi la usa. Ecco, questa è in sintesi la posizione che si ha di fronte a una società in degrado. Noi guardiamo sempre gli effetti e ignoriamo la causa. Quando anche parliamo di internet ci preoccupiamo del modo come viene gestito, la ricaduta sociale, ma non ci preoccupiamo di immaginare perché le persone si comportano in un certo modo, quali sono i contenuti che trasmette questo internet, come mai un ragazzino sta, come dice Baricco, sta fino alle 5 del mattino a giocare con la PlayStation. Ecco, questo è il punto. La spiegazione non è poi così complicata. Da un lato gli è permesso, ecco, siccome il principio educativo, quello che quando io ero ragazzo ti imponeva certi comportamenti, oggi è abolito. Oggi sembra che le persone diano il meglio di sé liberamente, spontaneamente, e questo è smentito dalla realtà, è smentito dai fatti. Quindi è estremamente importante. Quando per esempio ci sono state le rivoluzioni artistiche, queste cosiddette avanguardie, liberare dalle accademie, liberare da... L'ho ripetuto infinite volte, lo ripeterò ancora. Alla fine cosa è successo? È successo che c'è stato un decadimento pauroso dei prodotti artistici fino ai nani da giardino e la libertà è stata usata, la libertà di creare, di produrre opere d'arte è stata usata malissimo. Perché? Proprio perché si sono abolite le basi, la cultura, l'epistemologia dell'artista è stata resa, è stata considerata superflua. E questo è il punto, secondo me, focale dal quale bisognerebbe partire. Le persone, cioè l'educazione delle persone. E l'educazione delle persone non è un qualcosa che può essere fatto in modo leggero, lasciando che ognuno faccia quello che vuole. Questa non è educazione, è esattamente il contrario. Io l'altro giorno ero in treno
vicino, nei sedili vicini, c'era una bambina, avrà avuto 6 anni, 5, 4, non so, che urlava in un modo assordante, con una voce acuta come hanno i bambini, urlava non perché facesse i capelli, semplicemente urlava, ripeteva delle cantilene ad altissima voce, in modo assordante. Ecco, la madre, c'erano due donne che l'accompagnavano, una suppongo fosse la madre, non si è mai azzardata a dire: ma abbassa il tono, comportati bene, ci sono altre persone. Assolutamente no, assolutamente no. Ecco questa la radice, questo piccolo episodio, la radice più lunga di tanti dibattiti sulla cultura. Assolutamente no. Quando io ero ragazzo, avessi tenuto un comportamento così, come minimo mi prendevo 2 ceffoni. Oggi, per carità, è un reato. Non diamo i 2 ceffoni, ma possiamo dire: abbassa la voce, comportati bene? No. E questa è la radice, secondo me, di tutto. E questa è la radice di tutto. Quando per esempio le case di moda, chiamiamole così, produttori di abiti, impongono i calzoncini all'inguine alle ragazzine e le adottano subito, cos'è, un gesto di libertà o un condizionamento, un conformismo? E questo è il discorso, cioè io ritorno sempre su questo argomento, perché secondo me è questa la base. La base di tutto è la cultura, perché chi per esempio si occupa di tecnologia dovrebbe innanzitutto essere, non dico costretto, ma meccanismo scolastico dovrebbe indurlo ad avere una base umanistica. Dopodiché, se ha tendenze per interessato alla tecnologia, si può occupare di tutto quello che vuole, ma dovrebbe avere una base umanistica, conoscere attraverso la storia, la letteratura, la filosofia, la sociologia, ecco, conoscere quello che la società nella quale vive, il percorso, l'evoluzione o l'involuzione della società nella quale vive, dopodiché si occupa di tecnologia. Invece questo non avviene, o avviene in modo assolutamente superficiale, per cui questi tecnici ragionano da tecnici e non hanno la minima idea, e quindi c'è anche un imprinting di carattere etico che dovrebbe essere in qualche misura aiutato a svilupparsi nelle persone, cosa che non avviene. Quindi praticamente tutto questo dibattito, il game, la generazione tecnologica, la generazione digitale come viene definita, 4.0, tutte queste definizioni un po' così, insomma, ecco, non hanno nessun senso, non portano da nessuna parte, non aiutano a capire e non aiutano soprattutto a migliorare la società, non aiutano assolutamente, perché ripeto, l'uso che si fa sul web nella grandissima maggioranza, cioè noi il portale Arte Futura ha un seguito che è infinitamente minore di quello che ha un qualunque sito di sciocchezze, che so, cartoni animati, piuttosto, per non parlare dei siti pornografici. Questo è un dato di fatto, e questa è la cosa che dipende. Chi vieta alle persone di iscriversi e partecipare, leggere i testi, guardare le opere, seguire i dibattiti su Arte Futura? Nessuno, semplicemente non interessa, anche perché Arte Futura non ha i mezzi per fare una giusta pubblicità come fanno altri siti. Non ci sono ragioni di carattere, per esempio il femminismo, se Arte Futura fosse tutta al femminile probabilmente avrebbe più seguito. Quindi sono tutta una serie di condizionamenti sociali, superficiali, vuoti di contenuti e di pensiero, che però determinano i comportamenti. Dopodiché tutto il resto succede. Cioè si va dal bullismo, dall'uso di droghe, dalla criminalità spicciola, eccetera, eccetera. Tutto si tiene, alla grande criminalità del sistema finanziario che mette sul lastrico intere famiglie, intere nazioni. Ecco, questo è quanto. Ora, il problema, come dico, e finisco,
Se noi affrontiamo sempre soltanto i problemi da un punto di vista tecnico-economico, non risolviamo, perché chi gestisce l'economia, gestisce la tecnica, è privo di etica e anche privo di cultura, tutto sommato, o meglio, ha una cultura funzionale a sviluppare un determinato mestiere che gli consente di realizzare un reddito. E questo è quanto. E non è che abbia queste grandi preoccupazioni delle conseguenze del proprio comportamento, del proprio agire, della propria scienza. E quindi l'insieme di questi soggetti che creano la cosiddetta società digitale, in realtà naviga vista in questa enorme contraddizione, in questa enorme dicotomia tra tecnologia e umanistica, tra etica ed economia. E quindi è chiaro che una società, già solo per questo fatto, si spiega perché questa nostra società è frammentata, disunita, solipsistica, in un modo esagerato, molto più di quanto era un tempo, in cui pure le difficoltà erano enormemente maggiori. Quindi in pratica nessuno rifiuta i progressi della scienza e della tecnica. Quello che invece forse è necessario, in misura più incisiva, è quello di insegnare l'uso di questa scienza, di questa tecnica, e di educare le persone a determinati comportamenti. E quindi è un problema che non verrà mai risolto, perché siccome c'è il mito libertario, no? Soprattutto spinto dal femminismo in modo esagerato, per cui ognuno fa quello che vuole, è chiaro che se ognuno fa quello che vuole c'è chi fa bene e c'è chi fa male, e purtroppo sappiamo, perché ce lo insegna la storia, la maggior parte delle persone fanno male, nel senso che fanno esattamente i loro interessi, disinteressandosi totalmente delle conseguenze. Mi fermo qui, lascio a voi queste mie opinioni per quello che valgono, e ciascuno trarrà le conclusioni che crede. Buongiorno.